Allora, stasera vi faccio vedere un'immagine molto importante di Astarte, visto che l'altra volta avevo fatto un video su di lei, però non avevo, al momento non mi era venuto in mente appunto di cercare comunque sui libri che ho un'immagine per farvela vedere. Questa è Astarte, rappresentata secondo l'arte fenicia, qui purtroppo non è datata, però comunque questo è uno del... diciamo dei manufatti più famosi quando si studiano i fenici ed è proprio una rappresentazione di Astarte. Questa statuetta qui è importante perché praticamente Astarte porta al collo la doppia spirale e questa è un'ulteriore dimostrazione che la spirale era appunto un simbolo associato alle divinità femminili. Tra l'altro poi in realtà la spirale a livello di simbolismo è, diciamo che si accomuna anche alla svastica. La svastica purtroppo, come sapete, vediamo se così riuscite a vederla meglio, ecco. La svastica purtroppo, come sapete, è un simbolo che oggigiorno è legato a questo discorso di nazismo. E che pertanto io sconsiglio di usarla, anche se vabbè, se andate in India comunque la trovate tuttora sui templi o sui santini degli dei hindù, però io appunto sconsiglierei di usarla, proprio perché in realtà secondo me ormai è un simbolo che è irrimediabilmente perduto, cioè non è più recuperabile. In realtà appunto la spirale è parente, ecco, si accomuna alla svastica, nel senso sono due simboli che avevano un significato simile, appunto un significato relativo al rinnovamento stagionale, al ciclo del tempo, a un continuo divenire anche, e sono simboli che praticamente sono diffusi, erano diffusi in diverse culture. Ad esempio la svastica, ecco, era comunque, la troviamo comunque in tutta l'India, l'abbiamo trovata addirittura in certi manufatti della Mongolia, piuttosto che ad esempio certe rappresentazioni dell'arte norrena, quindi in realtà è un simbolo che praticamente era diffuso trasversalmente. E la spirale, appunto, come vedete qui, soprattutto la doppia spirale, come vedete qui, veniva appunto portata sui simulacri di Astarte, che è una delle dee più famose dell'antichità. Ricordiamo peraltro che in realtà Astarte e Ishtar Inanna sono comunque delle dee interscambiabili tra di loro, perché comunque rappresentano tutte lo stesso concetto, quindi in realtà. Questo simbolo qui lo potete comunque associare anche ad altre idee della fertilità, come potrebbero essere ad esempio Inanna piuttosto che Ishtar. Niente, direi di avervi detto quanto volevo dirvi. Quindi questa appunto è una dimostrazione che ci dimostra che i fenici, che appunto praticavano comunque questo culto ad Astarte, associavano ad Astarte la doppia spirale, e questo appunto in realtà poi conferma l'ipotesi che aveva fatto Marija Gimbutas nei reperti che lei aveva comunque trovato risalenti al Paleolitico e al Neolitico sul fatto che comparivano ornati con questa spirale. Il fatto che poi qui troviamo la spirale associata ad Astarte lascia intendere appunto che in realtà quei reperti del Paleolitico e del Neolitico erano proprio dedicati alla dea, perché il simbolo è lo stesso. Tra l'altro vi faccio vedere invece il dio maschile, ad esempio qui abbiamo Baal, come vedete in realtà non porta ornamenti, quindi in realtà i fenici e comunque i popoli circostanti riferivano questo discorso di simboli soprattutto alle dee femminili, non alle divinità maschili. Come vedete qui il simbolo è chiaro. Tra l'altro si potrebbe addirittura pensare che anche le stesse sacerdotesse dell'epoca, sacerdotesse fenicie, in realtà portassero proprio come simbolo la doppia spirale. Le sacerdotesse di Astarte potrebbe essere un'ipotesi che in realtà da un punto di vista di ornamenti indossassero proprio la doppia spirale. E probabilmente anche la mezzaluna, perché comunque nella Bibbia noi troviamo la condanna degli ornamenti a forma di mezzaluna. E quindi questo lascerebbe intendere che se il dio Yahweh, ovvero i sacerdoti monoteisti ebrei, ad un certo punto proibiscono il portare le mezzalune, significa che la mezzaluna era un simbolo usato
dai culti politeistici, quindi comunque dai seguaci, dai sacerdoti e dalle sacerdotesse, dei culti politeistici, quindi ovviamente tutti quei culti che prevedevano più divinità e quindi non solo Yahweh. Il fatto che comunque nella Bibbia troviamo questo divieto in riferimento alle donne lascia intendere che appunto questo simbolo era appunto indossato dalle donne, molto probabilmente dalle sacerdotesse, perché in realtà in quel passaggio lì della Bibbia si va a parlare male contro le donne che vengono definite altezzose. Probabilmente quello lì era appunto una propaganda antisacerdotessa dei culti politeistici, perché comunque, come abbiamo detto più di una volta, le sacerdotesse avevano un certo grado di potere, appunto erano un pilastro fondante della società, di questo genere di società, e quindi ovviamente non venivano maltrattate, non venivano umiliate, anzi probabilmente governavano anche da un punto di vista di scelte politiche, perché comunque in realtà agli inizi i re venivano scelti dal circolo di sacerdotesse. Tra l'altro, poi, come ho detto più di una volta, in realtà i primi re dell'umanità non si presentavano come figli di un dio, ma si presentavano come figli di una dea, ovvero erano praticamente figli delle sacerdotesse, o comunque venivano giudicati figli della dea in questione. Ad esempio, un re che si proclamasse figlio di Astarte poteva legalmente governare. Un re che si proclamasse figlio di Ishtar, cioè figlio della dea Ishtar, ovvero partorito da una sacerdotessa consacrata a Ishtar, che magari si era unita, che so, a un sacerdote che rappresentava un qualche altro dio della fertilità maschile, come potrebbe essere Baal, in realtà era legittimato a governare, e questo potere gli veniva dato inizialmente dal circolo delle sacerdotesse. Poi ovviamente successivamente questa pratica è andata perduta, ed è quando anche comunque si sono imposti prima comunque dei culti androcentrici basati su un discorso di divinità maschili, che comunque mantenevano ancora la controparte femminile. Però in realtà la controparte femminile veniva considerata moglie del dio, quindi non veniva più considerata come un qualcosa di principale, ma come comunque un qualcosa che avesse a che vedere con uno stato comunque di sottomissione, di rapporto di sottomissione di potestà maritale col dio in questione, come ad esempio potrebbe essere il caso di Era con Zeus. Era veniva considerata una dea, sì, però era comunque sottomessa a Zeus, quindi in realtà quella struttura lì è posteriore, perché agli inizi in realtà noi non abbiamo traccia di divinità maschili, ma di un'unica divinità femminile. Niente, direi di avervi detto quanto volevo dirvi relativamente a questa statuetta molto bella. E magari sotto vi metto comunque anche tutti i vecchi video, così vi andate comunque a sentire tutte gli altri approfondimenti che avevo fatto comunque relativi alle società, alle culture, diciamo, semite o comunque babilonesi. Niente, direi che da questo libro non c'è nient'altro da farvi vedere. Comunque una raccolta di storielle relative ai babilonesi, agli assiri, agli ittiti e cananei, però sono comunque tutte storielle basate principalmente su questo discorso di eroi maschili, quindi tipo Gilgamesh, per dire, quindi in realtà c'è poco o nulla da un punto di vista di divinità femminile. Comunque, se a qualcuno servissero i riferimenti, ecco, non so se ve l'ho fatto vedere la copertina del libro, ve la faccio vedere adesso. Da un punto di vista di riferimenti, ecco, se qualcuno comunque cercasse degli approfondimenti da questo libro, sappia che io comunque lo metto a disposizione. Quindi poi se comunque qualcuno interessasse qualcosa in particolare relativo a Gilgamesh, o piuttosto relativo a... vi leggo qualche storia. Ad esempio, per dire, qui c'è un discorso, ad esempio, col drago, il dio dei venti, il dio della tempesta, Chess il cacciatore, e il re Cheret, la storia di Baal. Come vedete, sono comunque storie che hanno a che vedere con divinità o eroi maschili, quindi in realtà io adesso qui non è che li tratto, però comunque se qualcuno li ricercasse, io questo volume qui ve lo metto a disposizione.